benvenuto a tutto il pubblico di TV 2000 Bada Retro, il nostro settimanale di informazione sul mondo esoterico e sulle sette. Questa è una puntata importante perché è l'ultima puntata di questa stagione, di questa avventura di Bada Retro. E oggi vogliamo raccontarvi una storia che viene da una città del nord, non facciamo il nome per non compromettere la testimonianza di queste persone, vessati dal demonio per ben 20 anni. Una coppia, marito e moglie, sono oggetto di vessazione diabolica da oltre 20 anni. Non riescono a dormire da oltre 20 anni, ma a differenza delle precedenti puntate, questa volta vi faremo vedere quali sono gli oggetti del maleficio, oggetti ritrovati dalla stessa coppia all'interno del loro cuscino. Andiamo con calma e vediamo come tutto inizia. Di disgrazie, malattie, rumore in casa, problemi economici molto molto pesanti, le storie sono sempre le stesse e ripetive, problemi di avere figli, cambio diversi dottori. La diagnosi era vessazione diaboliche a causa di un maleficio compiuto molti anni fa, prima che ci sposassimo addirittura. Questo non me l'ha detto il sacerdote, ma me l'ha detto una delle maghe alle quali all'inizio ero andata per capire chi era e da quanto tempo, ed era circa 3 mesi prima circa che ci sposassimo, per impedire il matrimonio. Praticamente l'ho sempre percepito, avevo solo bisogno di aiuto e di conferme, perché ho girato dappertutto, sono andata da maghi, da persone che non erano maghi, avevano dei lavori, persone laureate che però si occupavano di energia, così dicevano loro, e mi dicevano le stesse cose senza che io gli raccontassi quello che sapevo. Per i primi tempi mi hanno presentato il Reiki, ho preso il primo e il secondo livello, mi hanno detto che sicuramente con il secondo livello già potevo fare pulizie energetiche della mia casa, perché c'erano infestazioni anche in casa, rumori, non si dorme la notte, scricchioli, botti, porte che sembrano porte che si aprono, passi sul soffitto, e l'alloggio sopra di me era vuoto. E quindi ho cercato in qualche modo di risolvere il problema in questa maniera qua, però ho visto che nulla è cambiato, anzi le cose peggioravano ogni giorno di più. Ho fatto verificare anche le foto dal fotografo, se aveva sbagliato a sviluppare le foto, mi ha detto che la foto era vista perfettamente, che quell'oggetto io ce l'avevo in casa perché faceva perfettamente ombra al muro, come se avessi quel soprammobile, facciamo finta che sia un soprammobile. Ma devo dire che il sacerdote per 6 mesi mi ha ascoltato, voleva capire, mi ha fatto solo parlare. Io scrivevo molto perché non volevo dimenticare nulla, e dopo 6 mesi mi ha detto appunto delle fissazioni. Non mi ha aiutato di guardare nei cuscini, nel materasso, eccetera. Queste cose le ho fatte io perché mi sono documentato, ho letto dei libri di Padre Amor e di Dora Salvucci, e quando lo leggevo scoprivo innanzitutto che tutto quello che c'era scritto mi accadeva, ci accadeva, e in più dovevo guardare nei cuscini, nei materassi, e allora ho iniziato a far quello, e poi così sono andata dal sacerdote e glielo ho portati. Mi capitava di vedere delle macchie nere sulla candela che accendevo alla Madonna, anche sulle mie mani, era un nero molto molto scuro, sembrava carboncino finissimo, che entrava nella trama della pelle, e non capivo perché, dato che andavo al mattino presto, prima di entrare in ufficio, mi ero appena lavata e le prime volte non capivo, infatti poi mi lavavo, a volte ritornavano, a volte andavano via subito, a volte avevo difficoltà a farle andare via, non tutte le mattine, sembrava dei periodi in cui andava bene, e poi invece ritornavano di nuovo. Non sempre solo in chiesa, mi succedeva anche a casa, e quando succedeva questo capitavano sempre delle cose strane, sempre negative, sempre non si dormiva la notte, sempre cose dello stesso tipo. Non si dorme di notte, ma è stato quando abbiamo cambiato casa, negli ultimi 10 anni veramente in maniera decisa, perché i rumori sono così forti che ci svegliamo per i rumori, tant'è vero che siamo anche riusciti ad andare in mansarda a dormire per avere un po' di silenzio. Cari amici, pensate cosa vuol dire non dormire per 20 anni, pensate cosa vuol dire
sentire rumori, disturbi tutta la notte, cosa vuol dire avere problemi al non finire per motivi di salute e problemi economici. Ma nessuna situazione è così buia, nessuna situazione è così perenne. Vediamo cosa succede. Nel diavolo ci credevo più o meno, la chiesa diceva che esisteva, però in realtà non è che ne fossi così certa, adesso chiaramente sì. Quando andavo da questo sacerdote che ci praticava l'esorcismo a me e mio marito, le prime due volte sentivo un fracasso, dei rumori e c'era tutto silenzio, non riuscivo a sentire le sue preghiere. Poi accadevano delle cose, andavo a casa e sentivamo insieme, anche mio marito, odori sgradevolissimi ma potentissimi, odori di marcio, tant'è vero che il venerdì, il sabato ho smontato la cucina, ho guardato se c'era nel frigo la carne marcia perché non capivo, e tant'è vero che ho dovuto cambiare stanza per andare a mangiare, è durato 3 giorni ma un odore fortissimo, mi è capitato di sentire anche un odore di zolfo. Questo odore mi è capitato di sentire in camera da letto, perché la camera da letto è la stanza più incriminata, dove facciamo difficoltà ad addormentarci, abbiamo degli svegli notturni, insieme abbiamo delle angosce, il magone, la voglia di pianto, abbiamo più o meno le stesse sensazioni. C'è un orario particolare, perché ci svegliamo di notte ed è sempre intorno tra le 2:30, le 3 è l'ora proprio blu, l'ora proprio dove veramente non si dorme più e incomincia, dura fino alle 4:30 all'alba, si comincia a dormire, quindi cominciamo a dormire ma dobbiamo alzarci alle 6, le 7, siamo stravolti e se ci sentiamo più stanchi di quando siamo andati a dormire. Mi è stato detto dal sacerdote, mi è stato detto che è l'ora di Gesù è morto alle 15 di giorno. E le 3 è la stessa ora, è dell'ora però della notte, delle tenebre, e quindi agisce in quel modo. E poi queste persone agiscono sempre di notte, mi hanno spiegato perché fanno dei rituali in quelle ore. Mi sta già capitando anche in ospedale, mio marito è di nuovo in ospedale, sono tutte malattie molto pesanti, malattie rare, di cui i dottori me lo davano. Non dico, la prima volta non per spacciato, ma mi dicevano povero uomo, dovrà patire, dolori, eccetera. E le ultime volte ha rischiato veramente la vita, non sapevano. Spondilodiscite, non sapevamo neanche cosa fosse. Poi c'è stata la gamba in cancrena per una semplice caduta. Poi c'è stato un altro malessere di cui non capivano cosa avesse, hanno così pensato fosse una neuropatia diabetica, ma l'ho portato all'ospedale semplicemente perché gli era venuta un'ulcera, perché cercava di curarsi questa gamba di cui nessuno sapeva dire cosa avesse. Con questa testimonianza io spero di dire alla Chiesa, almeno chi ascolti, di non chiuderci la porta in faccia, a me e anche ad altri che hanno bisogno, perché così ci costringono ad andare dai maghi o dai cartomanti o da persone che invece di aiutarci ci peggiorano ancora la situazione.